mandala nasce nella cultura orientale e in sanscrito indica il cerchio, più precisamente il cerchio sacro, all'interno del quale esiste tutto quello che è portante di significato, sia individuale che spirituale. Nella nostra cultura occidentale il mandala è stato introdotto, valorizzato, perlomeno per quanto riguarda l'ambito psicologico, da Jung, il quale ha dichiarato che esiste un inconscio collettivo, quindi una nostra parte inconscia, che però è ricca di significati universali, che si chiamano archetipi. Uno di questi archetipi è il mandala, e lui stesso lo sperimentò come una modalità personale legata ai suoi pazienti. Si rese conto che i sogni gli portavano una serie di immagini, che sono appunto immagini mandaliche, che servivano sia per raccontare la fatica emotiva che lui aveva all'interno, ma anche nel raccontarla per dargli un ordine. A questo punto lui utilizzò questa consapevolezza per proporre il mandala come una modalità di interpretazione anche dell'inconscio dei propri pazienti. Il passaggio successivo, che è quello che ho fatto io, quando appunto anni fa ho creato la mandala terapia, è proprio mettere insieme queste due competenze: una conoscenza spirituale di quello che è il percorso orientale, buddista, quindi significato simbolico, con la mia competenza di analista junghiana. Quindi ho disegnato, anzi ho fatto disegnare dai miei mandala dipinti dei mandali in bianco e nero, che propongo ai pazienti affinché loro li colorino, di modo che nella scelta del colore e nella scelta del mandala loro possono riconoscere quali sono le loro dinamiche personali e trovare una soluzione a quello che è il disagio di quel momento. Più rosso, che è abbastanza evidentemente legato all'energia, può voler dire passione e anche passione erotica, desiderio, ma può voler dire anche rabbia e sangue. Il giallo, che è un altro colore molto interessante, invece è il colore dell'io, cioè rappresenta la mia capacità di affermarmi nel mondo, dove affermarmi non è aggredire il mondo, ma stare nel mio posto nel mondo. È anche interessante quando c'è tanto di quel colore o quando non c'è per niente, rimaniamo sempre nel rosso. Se io ho un colore, un mandala con molto rosso, quella persona è sovraccaricata da un vissuto emotivo energetico. Il sovraccarico non è mai una buona cosa, no? Perché vuol dire che siamo governati da quel colore, da quell'emozione, eccetera. Se non c'è per niente, ad esempio rispetto al rosso, è un momento di astinenza dalle emozioni, cioè di protezione dall'emozione. Anche questo non va bene. Quando io vedo in un mandala diversi punti di verde, mi racconta che dentro quell'anima sta nascendo qualcosa. Generalmente è la propensione al cambiamento.